Mentre è già in corso la guerra di cifre sull'ampiezza della protesta filoeuropea in Ucraina, a Kiev si registrano duri scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita tra i cittadini scesi in piazza ed un agente delle forze dell'ordine. Una protesta contro il governo ed in favore dell'accordo con l'Unione Europea scattata il 21 novembre stesso, subito dopo l'annuncio del governo ucraino della decisione di sospendere la firma dell'accordo d'associazione con l'Unione Europea. 23.000 persone, secondo le autorità, fino a 100.000 manifestanti, secondo l'opposizione al presidente Viktor Yanukovych, accusato dall'opposizione di avere ceduto alle pressioni di Mosca, che vuole mantenere Kiev sotto la propria sfera di influenza. La nostra missione è bloccare il governo fin tanto che non cancellerà la sua vergognosa decisione e non aprirà la via all'Unione Europea, ha arringato la folla Arseniy Yatsenyuk, leader dell'Unione Panucraina Patria. I manifestanti sono intenzionati a restare accampati in piazza a tempo indeterminato. A fine mese si sarebbe dovuta tenere a Vilnius, in Lituania, la firma dell'accordo di integrazione con Bruxelles. La protesta non è ancora paragonabile alla rivoluzione arancione guidata da Yulia Tymoshenko nel 2004, ma l'appello della leader d'opposizione ancora in carcere potrebbe dare forza alla mobilitazione.